Ciao a tutti, sono Marco Moscaritolo e siamo qui oggi per vedere come realizzare una prima applicazione utilizzando AngularJS. Innanzitutto, AngularJS è uno strumento, un framework JavaScript nato per semplificare la realizzazione di quelle applicazioni che fanno un utilizzo estensivo del JavaScript client-side. Andiamo quindi a iniziare il nostro progetto utilizzando una serie di tool che ci permetteranno di velocizzare la realizzazione di applicazioni. Ci tengo a precisare che questi tool non sono indispensabili per realizzare un'applicazione in AngularJS. AngularJS è un'applicazione che può essere realizzata utilizzando tranquillamente un editor di testo e creando appunto dei file JavaScript da utilizzare all'interno della nostra pagina web. Questi tool però ci permettono di velocizzare il nostro flusso di lavoro e migliorare la qualità di quello che andiamo a produrre. Inizialmente è necessario installare Node.js. Node.js è uno strumento che permette di eseguire codice JavaScript non all'interno di un browser ma all'interno della nostra macchina. Un secondo strumento che è importante per la realizzazione di applicazioni è Bower. Bower è un package manager che si occupa di gestire le dipendenze tra file JavaScript e file CSS, quindi all'interno della nostra applicazione possiamo definire tutta una serie di strumenti, di dipendenze che verranno incluse nel momento in cui la nostra applicazione verrà compilata. Un altro strumento che viene utilizzato è Grunt. Grunt è un task runner che permette di eseguire una serie di operazioni scriptandole in JavaScript. Un ulteriore strumento che verrà utilizzato è Human. Human è un insieme di Grunt e Bower che abbiamo già velocemente visto e U è uno strumento che permette di effettuare lo scaffolding della nostra applicazione. Dovendo realizzare un'applicazione utilizzando AngularJS, esiste un altro elemento che va installato che è il generator Angular, che permette appunto di fare scaffolding di applicazioni in AngularJS. Infine, quello che andremo a utilizzare per eseguire una serie di test sulla nostra applicazione è Karma. Karma è un test runner nato inizialmente all'interno del progetto AngularJS e successivamente evolutosi e diventato un progetto autonomo. Quindi Karma verrà utilizzato per eseguire in maniera automatica i test della nostra applicazione. Test che potranno essere eseguiti sia all'interno di browser che, nel caso in cui non volessimo avere un browser in cui far girare i nostri test, all'interno di un tool che gira da command line. In questo caso possiamo scegliere di utilizzare PhantomJS per installare il nostro applicativo che eseguirà i test. Iniziamo quindi andando a installare questi strumenti. Iniziamo l'installazione delle applicazioni richieste partendo da Node.js. Node.js può essere installato o utilizzando il package manager della propria distribuzione Linux, o l'installer messo a disposizione per sistemi Windows, oppure utilizzando l'installer messo a disposizione per applicazioni OS X. Una volta installato Node.js possiamo utilizzare npm, che è un tool messo a disposizione appunto da Node come installatore di pacchetti per Node.js per installare gli altri componenti che ci servono. Iniziamo appunto installando Bower. L'installazione viene effettuata utilizzando npm install, specificando il flag g per indicare che è stata un'installazione del componente a livello globale e non specifico di questo singolo progetto, e indicando il nome del pacchetto da installare. Una volta avviata l'installazione, il sistema andrà a scaricare da npmjs.org le informazioni relative a questo pacchetto e si occuperà di andare a scaricare tutti i file necessari. Proseguiamo quindi l'installazione installando anche i vari componenti relativi a Grunt, Human, Human Generator e Karma. Per fare questo utilizziamo sempre npm con flag g. Per installare Grunt, per installare Human e per installare il suo generator. Infine, possiamo procedere con l'installazione di Karma. Una volta installati questi strumenti, possiamo procedere con l'installazione appunto di PhantomJS quale strumento per l'esecuzione di codice JavaScript all'interno della nostra console. Per fare questo, in base al tipo di sistema operativo che state utilizzando, dovete scaricare e compilare le applicazioni. Per ambienti OS X potete utilizzare Brew,
procederà appunto con l'installazione dei file sorgenti e la compilazione degli stessi. Una volta che abbiamo le nostre applicazioni installate, possiamo controllarlo attraverso il controllo delle versioni dei singoli componenti. Abbiamo installato Bower, abbiamo installato Human, abbiamo installato Karma e abbiamo installato Phantom.js. A questo punto abbiamo installato tutto quello che riguarda le componenti necessarie per l'installazione del nostro, la realizzazione della nostra applicazione. Iniziamo ora a realizzare la nostra applicazione. Creiamo innanzitutto la cartella necessaria a contenere le informazioni della nostra applicazione. Una volta creata la nostra cartella, possiamo utilizzare Human con il generator per l'applicazione in Angular per effettuare lo scaffolding iniziale dell'applicazione. Per fare questo, digitiamo U, indicando che si tratta di un'applicazione Angular.js, e specificando una serie di flag necessari a indicare quali sono le specifiche secondo cui stiamo creando il nostro progetto. Innanzitutto, il nostro progetto verrà compilato con l'opzione MinSafe, in modo che l'applicazione realizzata possa successivamente essere minificata. Indichiamo inoltre che vogliamo eseguire i nostri test indicando appunto di utilizzare Karma come runner e indicando poi la cartella in cui verrà realizzata lo scaffolding dell'applicazione. Ci verranno quindi chieste quali sono le componenti ulteriori che vorremmo andare a installare. Ci viene appunto chiesto se vogliamo installare Twitter Bootstrap, se vogliamo utilizzare l'Angular Resource, vedremo successivamente di cosa si tratta, Angular Cookies, Sanitize. Nel momento in cui abbiamo confermato le nostre informazioni, vediamo che la struttura della nostra applicazione sta creata all'interno della cartella corrente. Abbiamo appunto un file, grantfile.js, che è quello che conterrà le informazioni relative alle task che verranno eseguite da grant, la nostra applicazione vera e propria, il Bower con il suo file di configurazione, il file di configurazione per npm e i test che verranno eseguiti attraverso Karma. Una volta appunto creata la nostra applicazione, procediamo con l'installazione di tutti i componenti necessari. Iniziamo con Bower. Questo comando prenderà le informazioni presenti nel file bower.json e scaricherà tutti i file necessari. In questo caso specifico sta scaricando tutte le informazioni relative a Angular.js, alle informazioni relative agli strumenti di testing necessari per Angular. Procediamo poi con l'installazione delle dipendenze dipendenze JavaScript. E infine inizializziamo Karma. Anche in questo caso ci viene chiesto quali sono i possibili test runner, i possibili strumenti di test che vogliamo andare a utilizzare. In questo caso utilizzeremo Jasmine. Se vogliamo utilizzare Require.js, se vogliamo catturare le informazioni utilizzando quale strumento, possiamo utilizzare tra Chrome, Chrome Canary, Firefox, Safari, Phantom.js. Nel nostro caso avendo installato Phantom.js, scegliamo appunto di utilizzare questo strumento. Quali sono i file che vogliamo andare a testare? Nel nostro caso, i file che andiamo a testare si trovano all'interno delle seguenti cartelle. Quindi, componenti di Angular.js, gli strumenti di mocking, gli script della nostra applicazione e i test che vogliamo andare a eseguire. Eventualmente, se volessimo escludere alcuni file dalla nostra fase di test, e se vogliamo eseguire l'esecuzione dei test ad ogni salvataggio di file modificati.
Una volta fatto questo, possiamo controllare che il nostro file karmaconf.js sia stato settato correttamente. Abbiamo un punto specifico di quali sono i file che devono essere inclusi, il modo in cui viene riportato il progress del sottoavanzamento dei test, su che porte gireranno i nostri test, il fatto che i test vengono eseguiti al salvataggio dei nuovi file, quali sono gli strumenti attraverso cui verranno eseguiti i test. Andiamo a modificare poi il single run per indicare che è un'operazione che non chiuderà la piattaforma di test una volta avviata, ma la terrà aperta per monitorare il cambiamento di file e quindi rieseguire i test ogni volta. Fatto questo, possiamo controllare che Karma stia funzionando eseguendo il comando grant Karma. Vediamo che a questo punto lo strumento controllerà l'esistenza del browser Phantom.js, eventualmente eseguirà i test presenti all'interno dello strumento e ci darà un report sulle informazioni relative a questi test. Nel momento in cui scegliamo di utilizzare un altro strumento per l'esecuzione dei test, quale ad esempio Chrome, e rieseguiamo in test vedremo che verrà aperta una finestra del browser all'interno di cui verranno eseguiti i test e una volta che tutto questo è stato effettuato, il browser verrà chiuso.